Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Joseph, Joseph. Forza Italia è diventata la spina nel fianco del governo Meloni, pare che la frase sia da attribuire alla Premier. Polemiche che non esistono, noi lavoriamo seriamente, siamo parte di questo governo, siamo seri, credibili, affidabili e soprattutto leali, punto. Virgolettato, non l'ho mai sentito dire da Giorgia Meloni questo, la stampa, Repubblica, si augurano che sempre ci siano problemi nella maggioranza. Vi fidate dei vostri alleati? Certo che ci fidiamo, molto bene. Dove c'è un provvedimento del governo, arriva puntuale un emendamento, un distinguo, un controcanto di Forza Italia. Sui temi controversi, intercettazioni, balneari, benzinai, ex cavaliere, con un'intervista difende i distributori, guai a chiamarli speculatori. Le coincidenze cominciano a essere troppe, si scorge un disegno preciso, erodere il consenso. C'è nessuna competizione, sono surreali le ricostruzioni che fate, non stiamo perdendo consenso, noi ci interessa governare gli italiani. Se fosse fuori dal governo, no? In aula siamo sempre stati uniti e saremo sempre uniti. Sui balneari fa l'emendamento quando sa bene che l'Europa avete dei vincoli europei da rispettare sulle concessioni. Io penso che una coalizione non è una caserma. No, Forza non sta punzecchiando la maggioranza. Nella maggioranza ci sono non Forza Italia, altre forze che hanno preso degli impegni pubblici. Lei ce l'ha internet? Digiti balneari con un po' di nomi e vedi da cosa è stato promesso. Non siamo tribalizzati come le tribù libiche. Siamo una coalizione. Siamo uniti, ragazzi, siamo tutti uniti. Incredibile, incredibile, no, ognuno con le proprie idee, ma siamo uniti. Ma strizzate l'occhio ai distributori e alle categorie che per ora si sentono deluse dalla Meloni per conquistare voti, Durigon? Noi siamo tutti quanti insieme, grazie. Mancano due settimane, tre settimane al voto della Lombardia e del Lazio, ci può essere la giusta preoccupazione di valorizzare ognuno le proprie proposte, ma poi alla fine si lavora. Abbiamo sempre lavorato insieme e continueremo a farlo. A me interessa vincere il Lazio e la Lombardia come centrodestra, dopodiché la competizione interna non è cosa che non mi fa dormire la notte. Se la Lega risale di qualche punto... Io sono della Lega, vice segretario della Lega, è chiaro che mi farebbe piacere. È tutta colpa delle regioni.